Ho seguito tre fermi eh, di indiziato di delitto disposti dal pubblico ministero, titolare delle indagini della Procura eh, della Repubblica di Modena. Eh, riguardano tre eh, cittadini albanesi che si sono resi eh, autori di una serie di furti in abitazione che eh, abbiamo ricostruito, 17 furti in abitazione commessi principalmente nelle province di eh, Modena principalmente Modena, Sassuolo, Carpi e Bologna, Ferrara e Reggio Emilia. L'attività era quella di muoversi con delle auto pulite, personali, lasciare l'auto con cui poi venivano commessi i furti in un parcheggio pubblico, ogni volta era sempre uno diverso. E poi una volta che raggiungevano il posto dove era l'autovettura da utilizzare, eh, avevamo anche eh, verificato come gli stessi già utilizzavano i guanti. Eh, per aprire l'auto che avrebbero utilizzato per fare, eh, per fare scusa, i furti in abitazione. Eh, successivamente, dopo la commissione dei furti, ritornavano nel parcheggio privato, eh, lasciavano l'autovettura utilizzata, salivano a bordo di un'autovettura pulita e si riaccompagnavano poi presso le loro abitazioni. Quindi questo era il modus operandi sull'utilizzo dell'autovettura. Operavano ovviamente sempre eh, nelle ore serali, eh, travisati con guanti senza lasciare tracce e ehm, ripresi in maniera esponenziale nel mese di dicembre, infatti noi ne abbiamo accertati 10 al momento del mese di dicembre ma sono sicuramente molti di più e infatti ora è in atto tutta quella ricostruzione di andare a risalire ad altre vittime anche perché dove, dove veniva notata l'autovettura non molto spesso coincideva con l'esatto da, eh, diciamo l'esatto appartamento perché loro La lasciavano l'autovettura. Abbiamo trovato altri arnesi te allo scasso, quindi già si stavano ehm, che preparando. Lo pensavano loro quindi tanto. molto probabilmente. Poi quell'oro veniva ricettato, veniva portato probabilmente in qualche eh, compro-oro. Questo comunque ripeto: può essere monetizzare proprio perché poi loro ovviamente utilizzavano proventi della merce che poi uh, o, uh, riciclavano o rivendevano uh, per poi monetizzare quanto più possibile. Um, L'attività è stata particolarmente articolata e complessa perché sui furti in abitazione riuscire a um, rintracciare, a ricostruire il gruppo di, tra virgolette, di lavoro con le loro modalità di non lasciare traccia, anche il fatto di aver invenuto eh, le radioline, questo denota il fatto che loro non utilizzassero i cellulari, quindi non lasciavano neanche traccia attraverso un'attività che poteva essere poi successiva di analisi telefonica, questo appunto denota come fossero a parte molto scaltri, ma una so. banda che si muoveva con velocità, eh, rapidamente e anche eh, mettere i gli agenti nelle condizioni di operare sempre in sicurezza perché molto spesso come magari era capitato ehm, per esempio qualche settimana fa non è, ehm, non è raro che possano capitare anche degli inseguimenti quando loro vengono rintracciati pur di abbandonare l'auto e poi scappano quindi devo dire che sono stati bravi sia a lavorare sempre in sicurezza ma poi bravi proprio a ricostruire i furti in abitazione a ricostruire quello che poi è stato proprio le modalità di ehm, operatività di questo gruppo.